Abbiamo il piacere di avere ai nostri microfoni Flavio Milani, vicepresidente vicario della Federazione Ciclistica Italiana. In questi giorni si parla molto di quello che sarà nel 2012 l'innovazione della seconda domenica del mese che riguarda le categorie esordienti, allievi e juniores. Però diciamo, approfittiamo della sua presenza per qualche chiarimento in più, perché a volte sentiamo dei dubbi e delle versioni discordanti. Allora, diciamo che la cosa è stata propinata forse con qualche giorno di ritardo rispetto alla decisione del Consiglio federale del 24 di agosto. Comunque tutti i comunicati della federazione sono chiari. Può essere stata momentaneamente mal interpretata o addirittura mal propinata, perché bisogna mettersi da entrambe le versioni. Comunque è stata una scelta innovativa, chiara e coraggiosa. Per tutte le categorie, anche la prima categoria internazionale, che sono gli juniores. L'obiettivo innanzitutto per i giovanissimi, per tentare di rendere più ludica l'attività il più possibile e evitare quindi queste forzature, questi agonismi. Già era in atto in regioni d'Italia una seconda domenica di sosta, però non era unificato il concetto. Adesso in tutta Italia quella domenica per i giovanissimi si fa attività alternative che possono essere gincane o primi sprint. Per quanto concerne gli esordienti, gli allievi e gli juniors, c'è analogia ma c'è differenziazione. Gli esordienti possono fare attività su pista o attività fuori strada, quindi in alternativa. L'attività su pista può essere anche le gare tipo pista, quindi non è assolutamente indispensabile, però in alternativa abbiamo mountain bike, abbiamo quindi possibilità di fare questa attività. Per gli allievi e gli juniores si aggiunge un'ulteriore opportunità, che è quella delle gare a frazioni. Diciamo, per voi toscani Ponsacco ne è l'immagine assoluta, con la differenziazione che ci sarà un solo montepremi attinente a una sola prova, quindi anche sul piano finanziario la cosa si riduce di molto. Alla mattina ci sarà la gara in linea con chilometraggi ridotti in base alle categorie allievi e juniores. Al pomeriggio ci sarà la gara a cronometro, che sarà con minimo di 20 atleti, i primi 20 classificati, e comunque a discrezione dell'organizzatore può anche aggiungerne altri. Sia per la categoria allievi che per la categoria juniores, per incrementare anche questo aspetto, gli allievi non hanno facoltà e possibilità di usare mezzi particolari per le crono, ma anche gli juniores per queste 4 domeniche, a prescindere dalla loro capacità di usare materiali particolari eccetera secondo i regolamenti UCI, dovranno correre con la semplice bicicletta da strada, senza appendici, senza nulla, per mettere in pari condizioni anche gli altri atleti che magari le crono le hanno sentito parlare e non le hanno mai fatte. Quindi aperta a tutti, a tutte le società, a tutti i mezzi, perché non è quindi che si voglia creare discriminanti e privare ragazzini che magari sono andati bene alla mattina e al pomeriggio sono handicappati perché non hanno il mezzo. Ecco, questo è in grandi linee il concetto. Però l'obiettivo è anche un altro. Noi miriamo con questo indirizzo forzoso, tra virgolette, per le crono, per la pista o per attività alternative, proprio di ritrovare la mentalità delle nostre società, dei nostri tecnici e di conseguenza dei nostri ragazzi. Già sulla crono c'è il bracciale del cronome, ecco, questa è una prova che può essere sfruttata nel periodo anche come attività alternativa, quindi non è che sia una prova a sé, quindi uno o al sabato o alla domenica fa una prova nella sua regione del bracciale del cronome, ha risolto il buco, ecco, quindi non,
non vedo questi drammi, anche perché la cosa in sé è abbastanza semplice e concreta. Inoltre il Consiglio federale, e ha già parlato in questo senso anche con i tecnici, i commissari tecnici, non ammetterà alla maglia azzurra atleti su strada, per esempio, che non si sono mai affacciati alla pista o alle crono. Ecco, questo quindi è anche un indiretto incentivo che non si risolve in 4 domeniche alternative, che però crea questa opportunità e questa necessità che tutti vedano con la giusta logica queste iniziative. Mille grazie. Prego. Perfetto. Grazie.